un Natale divertente, brillante e originale. Luminoso, scintillante, colorato. Vorrei che l'Arezzo fosse felice, serena e vorrei un pochino di tranquillità e di pace. Sicuramente unico, familiare e colorato. Un Natale con tanta gente in giro. Questi gli aggettivi dunque del Natale aretino, un Natale dove respireremo aria del Tirolo. Ci troviamo infatti nella Mega Baita situata in Piazza Grande che ospiterà il mercato tirolese, ma sono tanti i motivi per passare il Natale proprio ad Arezzo. Perché sicuramente è un mercato tirolese che si svolge in questa piazza bellissima, una piazza del Cinquecento con questi monumenti, il Palazzo del Vasari, che penso che sia bellissimo e coinvolgerà tanti operatori anche qui all'interno della piazza. Faremo delle degustazioni all'interno del mercato con i prodotti trentini e prodotti nel nostro territorio. Faremo delle degustazioni sia di cibo che di vino in abbinamento. Ci faccia un po' venire l'acquolina in bocca, un esempio di quello che potrebbe essere il connubio proprio tra la cultura e quindi la cucina tirolese e quella aretina e toscana. Sì, sicuramente potremo fare delle degustazioni con la polenta, che è un piatto loro tipico, abbinando dei formaggi nostri nei formaggi nostri del nostro territorio, i nostri pecorini. Potremo fare delle fondute sempre con i formaggi e con le loro carni. I piatti da fare sono tanti, da sbizzarrirsi, da divertirsi sicuramente, con tanta allegria e tanto vino. Un evento unico proprio perché è il primo ripetuto diciamo in Italia e di conseguenza penso che sia davvero una cosa molto particolare. Nel vostro caso abbinato alla buona tavola. Assolutamente, noi collaboreremo insieme agli ospiti trentini appunto per far sì di far conoscere le due cucine, le due realtà. Ci sarà qualche ricetta condivisa? Assolutamente sì, abbiamo in mente di dedicare un giorno alla settimana proprio in abbinamento della cucina aretina a quella trentina. Quindi un mese di full immersion nel Natale tra Arezzo e il Tirolo. Assolutamente, saremo tutti più tirolesi e tutti più toscani. Penso che questa sia una grande iniziativa, soprattutto perché ecco, i mercatini si sposano benissimo in una città medievale, antica e dai sapori tradizionali. È una grande opportunità per visitare la città e non solo per gli aretini per conoscere le proprie bellezze, ma soprattutto un richiamo per gli stranieri, i turisti e tutti quanti interessati a gustare le prelibatezze del territorio. Ecco, e voi con la vostra attività siete pronti a questo periodo insomma, importante, forse il più importante dell'anno? Certo, sicuramente questo è un periodo in cui noi abbiamo sicuramente un importante lavoro, ci stiamo preparando confezioni in regalo e tante golosità, soprattutto cioccolata in questo inverno freddo. Vi aspettiamo numerosi e vi accogliamo a braccia aperte. È un'iniziativa che secondo me fa bene alla città, quindi porta gente e quando c'è gente c'è anche per chi ha il negozio o comunque per i commercianti. Qua dentro noi abbiamo già addobbato in clima natalizio, sia con oggettistica comunque per la casa, sia con fiori freschi, elementi appunto del Natale come l'abete, l'agrifoglio, il vischio, quindi siamo belli, belli carichi. La giusta promozione è un'iniziativa così insomma, organica che riguarda tutta la città, insomma, potrà portare gente anche da fuori? Io sono sicura di sì, noi abbiamo addirittura dei clienti che verranno da Parigi, dei clienti che vengono sempre, ai quali ho detto di questa cosa, verranno da Parigi, altri dalla Svizzera, sì, io sono convinta di sì. E cosa ne pensa del mercatino tirolese che è qui vicino a lei? È bellissimo, bellissimo, io poi l'ho visto proprio anche nei luoghi dove di solito insomma, lo fanno. Secondo me è bellissima, una cosa bellissima, poi la piazza grande di Arezzo è bellissima, quindi è un bellissimo connubio. In Piazza Grande dunque è davvero quasi tutto pronto per il mercatino tirolese che sarà ospitato in Piazza Vasari dal prossimo 4 di dicembre e allora vi aspettiamo qui per respirare aria tirolese per questo Natale aretino.